Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo di come si fa a modificare manualmente i dizionari del controllo ortografico all'interno di LibreOffice Calc. Questa videoguida può essere utile anche per Microsoft Office perché il concetto è praticamente uguale. Noi siamo all'interno del Writer che è, una specie di corrispondente di Microsoft Word nel mondo Linux. Non so se vi è mai capitato di scrivere, per esempio, una parola con un errore ortografico. Vedete, se noi scriviamo conoscenza con la I, che è un errore ortografico perché la parola conoscenza viene da cognosco e quindi nella radice non ha la I, mentre la parola scienza viene da scio, cioè la radice I. Vedete che praticamente il foglio di videoscrittura ve lo segna rosso. Se fate tasto destro sopra, vedete, vi fa praticamente l'autocorrezione, vi suggerisce che in realtà conoscenza si scrive senza I. Ma non so se vi è mai capitato per errore di fare tasto destro e aggiungere al dizionario. Praticamente che cosa si fa? Si aggiunge al dizionario un errore ortografico. A tutti gli effetti vedete che la parola conoscenza con la I non viene più riconosciuta e praticamente per il foglio di videoscrittura questa parola è corretta. Allora, come si fa? Noi abbiamo aggiunto una parola nuova, che però è sbagliata ortograficamente, all'interno del dizionario. Dove sta il dizionario? È sufficiente andare, il dizionario è comune in tutti gli applicativi del pacchetto LibreOffice, per esempio il Writer, il foglio di calcolo Calc e anche lo slide per fare le slide. Praticamente è comune, basta andare nel menu strumenti, opzioni, poi andare all'interno del sottomenu impostazioni della lingua e poi scegliere linguistica. Come vedete ci sono tante cose, ma quello che bisogna capire è che quando si aggiunge una parola diciamo personalizzata all'interno del dizionario, va all'interno del dizionario standard. Quindi se noi facciamo modifica, vedete che conoscenza è stato aggiunto all'interno del dizionario standard. Se uno vuole, qui può manualmente aggiungere altre parole, per esempio se sono termini tecnici che il dizionario di LibreOffice non conosce, fa nuovo e l'aggiunge. Se uno vuole, qui lo può eliminare. E ricordiamo che questo dizionario è comune, per esempio, per il Writer, per il foglio di videoscrittura e per il Calc, cioè per il foglio di calcolo. Ma vediamo se uno, per esempio, vuole farlo ancora più manualmente, è sufficiente andare all'interno del menu opzioni e vedere per esempio percorsi, se lo ritroviamo, ecco qua, e vedere che per esempio i dizionari, vedete, stanno all'interno della cartella home, all'interno della sottocartella .config LibreOffice 4 User Workbook. Praticamente dizionari viene tradotto workbook, wordbook addirittura. Quindi noi dobbiamo, per esempio, possiamo andare a vedere manualmente, andiamo nella cartella, no? Home della vostra installazione, sulla tastiera Ctrl H, noi facciamo vedere i file nascosti. Praticamente i file che iniziano con un punto sono nascosti, H sta per hidden, nascosti. E si vedono anche le cartelle nascoste. Quindi andiamo, vedete, nella cartella, la mia è questa, la vostra avrà il nome del vostro username. Andiamo all'interno di config, poi è sufficiente scegliere LibreOffice 4, qui è molto facile, user, e vedete workbook. E vedete che trovate standard.dic, quindi noi DIC. Quindi noi impariamo che il dizionario di LibreOffice sta all'interno di questo percorso. E si chiama punto dic, cioè punto dictionary. Se fate tasto destro e lo aprite con un editor, vedete che questo è il dizionario di OpenOffice, vedete, Dictionary One, e vedete che ritrovate la parola conoscenza erroneamente salvata all'interno del file. È semplicemente un file di testo, quindi è una lista di parole che vengono aggiunte. Se noi, per esempio, vedete, andiamo, per esempio, ritorniamo direttamente nel Writer e andiamo un'altra volta su strumenti, opzioni e scegliamo impostazioni della lingua, linguistica, e riapriamo un'altra volta lo standard con modifica e lo segnaliamo e facciamo elimina. Vedete che la parola scompare, e se noi facciamo ok e riandiamo ad aprire manualmente il dizionario all'interno della cartella Workbook, facciamo tasto destro. Vedete che la parola è immediatamente scomparsa. Quindi che cosa è questo menu che si trova qua in strumenti, opzioni, linguistica standard? È semplicemente praticamente un editor manuale di quello che avviene all'interno
del file standard.dic. La facciamo così, scriviamo, facciamo un'altra prova, scriviamo la parola scuola con l'H, lui giustamente ce la segnala, ma noi erroneamente, invece di diciamo correggerla, noi facciamo aggiungere al dizionario. Se noi adesso dal writer passiamo per esempio al foglio di calcolo calc, noi vediamo che se andiamo nel menu strumenti, opzioni, linguistica, standard e facciamo modifica, vedete che ritroviamo scuola col Q. Questa è la dimostrazione che il file standard.dic DIC, che sta all'interno della cartella home.config, le cartelle.config si vedono con Ctrl H, Office 4 User Workbook. Praticamente questo file è comune per tutti gli applicativi. Ricordiamo quindi, per eliminare una parola che erroneamente è stata messa nel dizionario personalizzato e che quindi non ci segna più il rosso come errore, basta andare nella cartella, nel menu, scusate, strumenti, voce opzioni, sotto menu impostazioni della lingua e voce linguistica, e è il dizionario standard a fare modifica. E la si elimina. Se uno vuole, da qui può aggiungere nuove parole tecniche. Per esempio, vedete, scrivo qualcosa, scrivo nuovo, e questo viene aggiunto se il dizionario, diciamo, comune di LibreOffice non lo conosce. Se invece uno vuole fare con una maniera un pochino più tecnica, si può direttamente editare con un editor di testo lo standard.dic, che è il dizionario comune a tutte le applicazioni Office. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile, e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.